Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Offerta valida fino al 30 giugno 2023 per i nuovi clienti. Incendio nel Vomerese, in fiamme appartamento in via Luca Giordano, fiamme domate tempestivamente dai vigili del fuoco. Banca regionale presentato il rapporto annuale 2023, campagna e ripresa con export ed energia. Bradisismo Area Flegrea, un progetto teatrale dedicato agli eventi sismici. Calcio Sibilla, la società alla ricerca di un titolo. Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra informazione regionale. Apriamo la pagina di cronaca. L'avete letto dei titoli in anteprima. Ieri sera, poco prima delle 20, è divampato un incendio nel Vomerese, in uno stabile. Secondo le prime ricostruzioni, a diramare l'incendio proprio in un B&B a piano terra. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, per fortuna non ci sono vittime. Ieri sera al primo piano dello stabile posto al Vomero in via Luca Giordano numero 71 si è formato un principio di incendio in un appartamento che rischiava di divampare. Sul posto i vigili del fuoco, arrivati in tempi record, hanno preceduto alle operazioni di spegnimento. La colonna di fumo acre che si era sviluppata ha destato la curiosità dei passanti, infatti all'esterno del palazzo era presente una piccola folla di osservatori. La situazione era tenuta sotto controllo anche da una volante della Polizia di Stato. Due persone sono scappate dall'appartamento, precisamente due anziani che abitano sopra il B&B. Il signore racconta che dal momento che ha visto il fumo nero davanti alla sua finestra, ha subito compreso con grande lucidità che era arrivato il momento di allontanarsi dall'abitazione. Ha preso la moglie per mano e sono scesi le scale alla svelta. Successivamente alcuni si sono sottoposti ad accertamenti per un controllo sulle condizioni fisiche. L'incendio si è manifestato precisamente intorno alle 20 e, come hanno dichiarato i presenti sul luogo, sono arrivati in pochissimi minuti i vigili del fuoco. Poco dopo è arrivato un altro automezzo del 115 a supporto. Infine, gli agenti di polizia. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. Continuiamo a parlare di cronaca. C'è una svolta nelle indagini sulla morte del clochard massacrato di botte a Pomigliano d'Arco, vittima appunto di una brutale aggressione. Un video incastrerebbe dei minorenni. Sono stati scoperti i responsabili della morte di Frederick, il clochard ucciso lunedì. I due assassini sono minorenni. La notizia ha sconvolto tutto il quartiere, più domande che risposte ad un gesto così violento. Il malessere si racchiude tra il dispiacere per la morte di un bravo uomo e la rabbia nel sapere che i colpevoli dell'insensato omicidio sono due ragazzi di 16 anni. Frederick era ghenese ed era conosciuto a Pomigliano d'Arco. Fermava sempre fuori al supermercato chiedendo le monete in cambio di un aiuto a portare alla spesa. L'uomo di 43 anni è morto a seguito di percosse nell'ospedale di Nola. L'emorragia cranica non gli ha lasciato scampo. Tutto è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza installata fuori un esercizio commerciale e i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno condotto le accurate indagini, giungendo così ai due piccoli criminali. È stato rinvenuto dai profili social che i due esaltavano la violenza. I genitori e il fratello di uno dei due sono pregiudicati e attualmente in carcere. Secondo indiscrezioni, i ragazzi farebbero parte di una baby gang che agisce da tempo sul territorio, seminando terrore tra la gente. A seguito del delitto sono state perquisite le abitazioni degli indagati, rinvenendo indumenti utili alle ricerche. Il sindaco Lello Russo ha lasciato una dichiarazione e ha ribadito che le spese del funerale di Frederick saranno coperte dal comune e aggiunto: «Mi congratulo con i carabinieri per la rapidità di intervento e per aver individuato i presunti responsabili di un delitto atroce e che ha traumatizzato tutta la nostra comunità. Ora che la giustizia faccia il suo corso».
La minoranza consiliare invece ha auspicato iniziative sociali, perché il fatto che siano stati due sedicenni a compiere questo atto è una tragedia nella tragedia. Parliamo adesso di economia. È stato presentato il rapporto regionale 2023 della Banca d'Italia, campagna e ripresa tra export e energia. Nel 2022 è proseguita la crescita economica della Campania, che ha riguardato i principali settori regionali, tra cui quello delle costruzioni, in relazione soprattutto al permanere degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie scattati durante il Covid. Lo ha spiegato nel giorno della presentazione del rapporto regionale annuale Marina Avallone, direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia. Cresce il turismo, così come il traffico passeggeri aereo e delle navi. Crescono però anche i costi dell'energia, che man mano hanno creato nel post-Covid problemi sempre più seri alle famiglie campane, per le quali cala anche il potere d'acquisto. Dati in positivo per il settore della manifattura, che ha confermato i livelli del 2021. Cresciute le esportazioni nei settori più caratterizzanti dell'economia regionale campana, come quello agroalimentare, farmaceutico e delle lavorazioni dei metalli. Ai nostri microfoni, Marina Avallone. Abbiamo messo in campo capacità di resilienza così come il resto del paese. Abbiamo gli elementi per farlo. I fondi del PNRR sono stati adesso, come dire, i temi, cioè non abbiamo numeri esatti, mi coglie un po' all'improvviso, però ci sono diversi bandi che sono andati avanti per quanto riguarda le iniziative di carattere regionale, quindi vediamo anche lì un andare avanti nell'attività. All'Università Van Vitelli apre un nuovo hub dedicato ai vaccini per i pazienti fragili. Aprirà i battenti il prossimo 23 giugno il centro vaccinale Hub per i pazienti fragili dell'azienda ospedaliera universitaria Van Vitelli di Napoli. I vaccini sono utili e necessari e i pazienti devono seguire le indicazioni dei loro medici curanti. Ne è sicuro Vincenzo Giordano, dirigente responsabile prevenzione e sanità pubblica della Regione Campania. Se un paziente fragile, un oncologico, un malato cronico ha una malattia come l'herpes zoster, può avere delle complicanze serissime. La vaccinazione gli riduce tutto quello che è l'impatto di complicanze ad altissimo complessità. Il modello organizzativo messo in atto durante il Covid è un esempio di efficienza e di efficienza? Questo è il pensiero di Ferdinando Russo, direttore generale dell'Università Van Vitelli. Quando noi parliamo del paziente fragile, parliamo di un paziente cronico. E la presa in carico di un paziente cronico, il segmento vaccinale è uno dei segmenti di presa in carico che fa parte di un piano terapeutico che si porta a lungo termine. La Campania ha previsto negli anni scorsi, per prima in Italia, un'offerta vaccinale attiva e gratuita per gli ultra 65 anni e per i pazienti fragili, e le attività ora sono state estese dai centri vaccinali del territorio a quelli ospedalieri, dove è possibile non solo raggiungere con le vaccinazioni stagionali e antinfluenzali il personale dipendente, ma anche vaccinare malati cronici e fragili, come sottolinea Vincenzo Esposito, direttore dell'unità operativa complessa Ospedale dei Colli presso l'Ospedale Cotugno. Il paziente deve essere convinto che pure assumere un qualcosa come il vaccino in stato di benessere non comporta grossi rischi, ma comporta grossi benefici a lunga distanza di tempo. Quindi... Non sono spese, ma investimenti per la prevenzione, come spiega Rosario Lanzetta, direttore sanitario dell'ospedale Moscati di Avellino. La grande sfida è la comunicazione. È evidente che nel momento in cui c'è un contatto, e in questo caso ecco, dal punto di vista dell'azienda ospedaliera, il contatto è con pazienti che hanno comorbidità, quindi sono ricoverati per altri motivi. Avvicinarli e chiaramente spiegargli che effettivamente ad evitare ulteriori problematiche rispetto alla loro fragilità, la vaccinazione può dare un freno a quello che sono gli effetti collaterali e il peggioramento della loro condizione clinica, credo che sia fondamentale. Nuove tecnologie adatte per grandi e bambini. A Casalnuovo nasce la prima palestra robotica Total Body, che si concentra su percorsi di riabilitazione attraverso il gioco.
Tecnologie all'avanguardia utilizzate per i grandi ma anche per i bambini per favorire percorsi di riabilitazione attraverso il gioco. Nasce a Casalnuovo in provincia di Napoli la prima palestra robotica Total Body del sud Italia. A tenere a battesimo la struttura fortemente voluta dalla regione Campania, l'assessore regionale ai servizi sociali Lucia Fortini. Devo dire che sono rimasta impressionata dalle tecnologie utilizzate da questa struttura, alcune delle quali secondo me potrebbero essere veramente ottime per i bambini, perché in qualche maniera possono riabilitare attraverso il gioco, ma poi, devo dire, rispondono davvero alle esigenze delle persone. L'innovativa palestra servirà alla riabilitazione estensiva degli arti superiori e degli arti inferiori, grazie al Trio Motion, che usufruisce di macchinari innovativi come il Lexo, il Diego, il Pablo e il Timo. Grazie alla realtà aumentata poi, agli ultimi software di realtà virtuale, la riabilitazione degli arti superiori sarà ancora più immersiva e potrà diventare un gioco per i pazienti più piccoli. A spiegarlo Claudia Maffucci, responsabile Digital Innovation. Mediante la Tyro Station soprattutto c'è la possibilità di avere dei trattamenti di psicomotricità e anche quella è fatta con, diciamo, con la tecnologia biofeedback e consente appunto una realtà immersiva, quindi fa sì che il paziente si immedesimi in quello che vede e in quello che fa e quindi garantisce delle maggiori successi nel trattamento riabilitativo. Un piccolo gioiello di innovazione nella sanità campana, una sinergia pubblico-privato che servirà anche a limitare l'emigrazione di pazienti verso altre regioni. Questo è il pensiero di Silvana Papa, amministratore del centro Anna Rita Buonincontro. I nostri pazienti attualmente sono essenzialmente bambini. Abbiamo creato una struttura riabilitativa residenziale e che quindi che possa offrire servizi anche a una popolazione più ampia e non soltanto quella dei bambini. Si parla ancora di bradisismo nell'area flegrea, tema di forte rilevanza. Al Monte di Procida nasce un progetto che parla appunto degli eventi sismici. Parte da Monte di Procida, un progetto internazionale che si prefigge di monitorare e incrementare la percezione del rischio sismico e vulcanico della popolazione attraverso il teatro. Diverse università provenienti da tutto il mondo hanno presenziato durante un tavolo tenutosi al comune di Monte di Procida e per l'occasione c'è stata anche la partecipazione dell'assessore al comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera. A discuterne ai nostri microfoni il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, il quale si mostra entusiasta per questo progetto. Sì, un progetto importante, un progetto internazionale che ha preso il via dal comune di Monte di Procida. Ringrazio il comune di Pozzuoli che era presente con l'assessore Bandiera, il parco dei Campi Flegrei presente col presidente, il parco archeologico anche presente e rappresentato al tavolo. Ringrazio il consigliere Fabio Capuano che riesce a tessere una serie di tele internazionali di grande rilievo, così come l'associazione Arche, una eccellenza del nostro territorio in ambito artistico, che ci aiuterà insieme ad altre associazioni flegree, altre associazioni teatrali e insieme a queste prestigiose università provenienti un po' da tutto il mondo, università di New York, università di Cipro, università di Londra, che insieme mettono in campo un progetto avveniristico che si prefigge di monitorare la percezione dei rischi ed incrementare la percezione dei rischi, il livello della percezione dei rischi, attraverso l'arte, attraverso il teatro, attraverso un'interazione con spettacoli che non saranno al chiuso nei teatri o in posti isolati, ma saranno vissuti proprio nelle piazze e quindi si monitorerà la percezione del rischio, ma al tempo stesso si lavorerà anche per incrementarlo. Quindi un progetto importante, un progetto pilota di cui sono assolutamente molto fiducioso. E parliamo adesso di sicurezza sul luogo di lavoro e lo facciamo andando in diretta telefonica con l'avvocato e professore universitario in diritto penale Fabio Foglia Manzillo. Professore, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Di avermi contattato. Professore, lei è esperto in aziende, in penale aziendale. Parlando di sicurezza e facendo riferimento alle morte bianche, possiamo dire che la normativa nel corso degli anni si è evoluta molto, però nonostante questo sono sempre più frequenti le morti sul luogo di lavoro, facendo riferimento soprattutto alla sicurezza mancata. Secondo lei qual è l'approccio che bisognerebbe adottare per evitare le morti?
Guardi, come diceva lei, sicuramente la normativa negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante e sicuramente vi è una grande attenzione da parte del mondo aziendale più o meno sano nell'applicazione e nell'attenzione all'applicazione della normativa di tutte le misure a tutela dei lavoratori. Devo dire la verità che sia l'8108, che è la normativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro, sia la 23101, che riguarda appunto il materiale organizzativo di prevenzione da reato nelle società, si sta facendo un buon lavoro e soprattutto ci sono ormai una serie di professionisti delegati ai controlli. Poi è chiaro che molti lavori sono rischiosi per se stessi, quindi incidente sul lavoro zero viene un po' difficile che possa esserci. Sì, quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza? Sicurezza è in primo luogo predisporre delle procedure e dei modelli organizzativi che reggano e che garantiscono la applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori. È chiaro che tutto questo è maggiormente ampliato nelle aziende di produzione o nelle aziende, ad esempio, quelle edili o quelle di gestione di rifiuti o quelle di gestione degli idrocarburi, dove chiaramente il lavoro stesso comporta delle alte soglie di rischio. Quindi è molta attenzione da parte delle aziende di far applicare quelle misure di sicurezza, quegli strumenti protettivi. Io faccio un esempio: in una segheria non si può lavorare senza guanti di protezione, perché chiaramente tagliare il materiale comporta inevitabilmente dei rischi, lavorare sulle impalcature comporta dei rischi, lavorare in aziende di produzione, ad esempio siderurgica, l'auto dove sono avviti di tutti gli autofoni, comporta inevitabilmente rischi. È chiaro che quelle misure di sicurezza, sia quelle personali applicate ai lavoratori, che sia quelle di struttura, si riduce molto il rischio. Osservare che poi, cosa strana, non sempre i dipendenti colgono con precisione il rischio che corrono e quindi alcune volte lo sforzo dell'azienda dei preposti è quella di obbligare i lavoratori ad adottare questi strumenti e magari qualora non lo facciano anche a sanzionarli, insomma, e poi a diffondere una cultura di applicazione della sicurezza. Questo in particolar modo accade tra i dipendenti più giovani, quelli di età più avanzata ovviamente è un po' più difficile. Ecco, io vi ringrazio l'avvocato e professore universitario in diritto penale Fabio Foglia Manzillo per aver affrontato insieme a noi questa tematica molto importante. Riprenderemo l'argomento sicuramente durante le nostre prossime edizioni. La ringrazio. Grazie a lei. E noi cambiamo decisamente argomento. Nel comune di Bacoli una targa in onore a Giuseppe Di Luzio, scomparso lo scorso 21 maggio. Una targa in memoria dell'onorevole Giuseppe Scotto Di Luzio. L'evento si è svolto nella giornata di ieri al Parco Borbonico del Fusaro. Il tutto alla presenza dell'amministrazione e del Centro Ittico Campano per ricordare una delle massime istituzioni del comune di Bacoli e che ha portato il nome della cittadina flegrea in tutta l'Italia e portando al governo tematiche di massima importanza per la cittadinanza flegrea. Sì, grosso modo è stata questa la volontà espressa dal sindaco, che ringrazio per avermi voluto per la cerimonia che si è tenuta della scoprimento di questa targa.
è riconosciuto a Peppino che, diciamo, ha il gran merito di aver restituito il 25% del territorio di Bacoli con le lotte fatte non solo sul territorio ma fino a Roma in Parlamento per il lago Fusaro, per il centro ittico campano, riconoscimento che avviene in maniera trasversale da destra a sinistra, e quindi è giusto che la comunità di Bacoli, attraverso proprio la sua società partecipata, il centro ittico campano, dedichi un pensiero, una targa che vuole essere, come detto Benedetto, un simbolo non solo per ciò che è stato fatto in passato ma anche per ciò che rappresenta oggi il centro ittico campano, sia nel presente ma anche nel futuro, a futura memoria per le nuove generazioni. Se oggi godiamo delle bellezze della Casina Vanvitelliana, del lago Fusaro e di tutto ciò che riguarda la pista ciclabile intorno ai due laghi, lo dobbiamo all'operato di Giuseppe Scotto Di Luzio. Ieri grande concerto evento allo stadio Maradona, oltre 40.000 spettatori per i Coldplay, nota band britannica. L'attesa è finita, il concerto dei Coldplay è diventato realtà. Nel giorno del solstizio d'estate, Coldplay hanno illuminato lo stadio Maradona. Il gruppo britannico con lo show Music of the Spirits World Tour ha subito fatto impazzire gli oltre 40.000 spettatori del Maradona sul lungo palco che arriva al centro del campo. Affollata anche la tribuna VIP del Maradona con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il tecnico campione del Napoli Luciano Spalletti e anche tanti artisti come Gigi D'Alessio e Niccolò Fabi. Migliaia le persone presenti per la band britannica per il primo dei due concerti evento già sold out da 10 mesi. Chris Martin, leader del gruppo, ha subito stupito i fan con una sorpresa. Si è infatti avvicinato alle prime file del parterre e ha chiamato un ragazzo tra la folla a duettare con lui sul palco. Durante la sua esibizione, Chris Martin ha omaggiato la città di Napoli cantando Napolè di Pino Daniele. Martin è salito diverse volte sul palco con una maglia di Maradona penzolante nella tasca posteriore e ha onorato in diversi modi lo scudetto e la passione di Napoli per la musica. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco con la pagina sportiva. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it.
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSM Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ben rientrati, apriamo la pagina sportiva. La Società Sportiva Calcistica Sibilla è alla ricerca di un titolo. A Bacoli vige un sogno, quello della SSC Sibilla, che punta a formare una prima squadra. Mister Roberto Carannante e Giuseppe Costagliola cercano un titolo che possa essere quello di promozione affinché si possa portare il calcio a Bacoli e riempire le gradinate dello stadio Toni Chiovato di Baia. Siamo già da 5-6 mesi che io e il mister che stiamo lavorando per riportare un titolo a Bacoli, per cercare di formare una prima squadra. Abbiamo fatto un anno alla grande con il settore giovanile che è in crescita, e la ciliegina sulla torta sarebbe quello di riportare un titolo a Bacoli che ci permette di fare una prima squadra, e così da valorizzare anche i ragazzi del territorio e di far ritornare comunque gente appassionata alla nostra Sibilla per riportare, che vuole vedere la squadra del suo paese giocare al Chiovato. Mister, dall'alto della tua esperienza, qui c'è comunque un progetto che punta ad essere un progetto solido negli anni, non è insomma un progetto avventuriero. Sì, sì, noi il nostro obiettivo è quello di dare appunto a questi ragazzi un senso di appartenenza, quello che secondo me si è un pochino perso in questi anni, anche perché, ripeto, come diceva Peppe, sono 5-6 mesi che stiamo cercando di prendere questo titolo a tutti i costi. Ci eravamo andati molto vicini con un titolo, però purtroppo l'ultimo secondo non, diciamo, hanno cambiato idea di vendere questa situazione, però ripeto, il nostro obiettivo è quello di fare una prima squadra e dare una continuità anche a questi ragazzi che stanno crescendo alla grandissima, anche perché il paese ha voglia di far ritornare la Sibilla e noi vogliamo far ritornare la Sibilla, quindi cerchiamo veramente in tutti i modi di farla. La nazionale di calcio, regno delle due Sicilie, è scesa in campo per le prequalificazioni. Al termine del match sono stati scelti 20 giocatori che parteciperanno alla finale con IFA. La nazionale del regno delle due Sicilie scende in campo per disputare una gara amichevole prequalificazione ai mondiali con IFA 2024 contro la società di calcio Angels Episcopio presso lo stadio Viscardi di Sarno. Risultato schiacciante per la nazionale, al termine del match sono stati scelti 20 calciatori che parteciperanno alla qualificazione per i mondiali con IFA. Dopo due anni di grande lavoro, di intenso lavoro, qui parliamo di 24 ore al giorno, veramente ci abbiamo messo l'anima. Diciamo che adesso siamo arrivati a 9 giorni, 10 giorni dalla nostra prima partita a livello internazionale importante contro la Ciameria, che rappresenta un popolo importante, il popolo degli albanesi in Grecia. Poi giocheremo la seconda subito dopo, il primo luglio, la seconda il 2 luglio contro Zekeliland, sarebbero gli ungheresi in Romania. Quindi sono due partite molto 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 difficili, perché loro hanno molta più tradizione di noi in CONIFA, la Confederazione Mondiale delle Nazioni Non Riconosciute, però noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo contattato un sacco di calciatori, negli ultimi due anni abbiamo giocato 10 partite e abbiamo messo insieme un team importante. Sì, effettivamente c'è l'imbarazzo della scelta, perché sono, oltre ai big, i vari More, Imparato, Mendil, che già sappiamo, quindi i giovani sono tutti interessanti, quindi effettivamente la scelta è un po' difficile, lasciare qualcuno a casa diventa dura. Innanzitutto è stato un grande onore affrontare questa nazionale che
Che è sicuramente di un livello decisamente molto alto, insomma, abbiamo cercato di mantenere il loro stesso ritmo per gran parte della partita, però ovviamente a lungo andare sono uscite poi fuori le qualità, uscite fuori la forma fisica, la tecnica. Siamo comunque soddisfatti di questa amichevole, sebbene il punteggio però è comunque relativo. Ripetuto già l'anno scorso, l'ho detto già l'anno scorso, lo ripeto ancora adesso, squadra ancora da amalgamare, squadra ancora da completare ancora in campo, mancano ancora alcuni elementi, però stasera con valori tecnici di una squadra superiore su tutti i livelli, a sprazzi abbiamo anche detto la nostra. È il momento delle previsioni del tempo, guardiamole insieme. Il meteo è offerto da... Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. In serata, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Il meteo è stato offerto da... Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali.
dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi. Non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. Per questa edizione è tutto, vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione regionale questa sera alle ore 19.45. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Offerta valida fino al 30 giugno 2023 per i nuovi clienti.